Anche Feltri, anche Feltri ha criticato Fedez. Avrete visto tutti la festa a sorpresa, no? Che Chiara Ferragni ha organizzato al marito eh, al supermercato, no? L'avete vista? Che si tiravano l'attuga, eh, calciavano i panettoni. Sui social è scoppiato il putiferio. Fedez, la festa al supermercato, il cibo sprecato e poi le scuse. Ormai prendersela con la famiglia Ferragnez... È uno sport nazionale, è una categoria olimpica, cazzo. Vi giuro che le polemiche sul compleanno di Fedez hanno superato quelle sullo spread, ormai io sospetto che Moody ci abbia declassato per quello, tra l'altro. Ma se ci pensi ormai, Fedez passa metà della vita su Instagram e l'altra metà su Facebook a scusarsi per le cazzate che posta su Instagram. Non è un più un influencer, è uno scusatore seriale, è un apologizer. Attenzione, ho detto apologizer. Dall'inglese apologize, che vuol dire chiedere scusa. Che fa prima benissimo con influencer, ma attenzione, non è una rima baciata to court. Attenzione, ho cambiato lingua. Non so se ve ne siete accorti. Ho usato il francese to court, che non significa tutto corto, ma brevemente. E si scrive brevemente. Vedete che bravo, sono tornato all'italiano, lingua che mi permette di scrivere libri per i quali io non chiederò mai apologize. Scusate. Ho avuto un reflusso gastro selvernineo. Torniamo a Fedez. Uh, dunque fratelli, sto per, sto per farvi vedere delle immagini forti. Non sono adatte ad un pubblico adulto. Perché di adulto in questo video non c'è nulla ma soprattutto non sono adatte a un pubblico che tira la cinghia.